Ancora un incendio in Canavese nel pomeriggio di martedì 25 marzo. Le fiamme, divampate da un probabile cortocircuito, hanno invaso un'abitazione vicina alla chiesa di San Giorgio a Valperga. L'incendio ha raggiunto il tetto e si è temuto per una bombola GPL all'interno della casa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Ivrea, Castellamonte, Pornier, Volpiano, Autoscale e Carrofiamma. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento le fiamme prima che potessero estendersi e intaccare la chiesa. Un uomo è stato accompagnato all'ospedale di Cirié dalla Croce Bianca del Canavese per una lieve intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea per accertamenti e il sindaco Walter Sandretto.